Parlerà di chi tocca adesso? Diego ci racconterà della compagnia Brivido. La Brivido è sorta nel 1946, è la seconda per anzianità dopo l'Ongia e per i primi 40 anni sono state le due rivali del Corso Mascherato. Gli ultimi anni ha recuperato e ha superato l'Ongia come numero di vittorie, per cui diciamo il Brivido è la Juventus del Carnevale. E la compagnia che ha vinto di più? È la compagnia che ha vinto 25 edizioni. Una domanda sui carri: tutti i carri sono mossi come? Sono mossi prevalentemente a mano, con in modo da avere dei bilanciamenti corretti, perfetti, sono mossi a mano. Ci sono stati dei casi di pompe idrauliche e altri motorini elettrici, però alla fine l'esperienza dimostra che succede sempre qualcosa, ci possono essere dei guasti, dei cali di pressione, e la soluzione manuale è la migliore. Perciò il carro che abbiamo appena visto, questo è Bellezze Naturali, era tutto mosso a mano? È tutto mosso a mano, con chiaramente i sistemi di contropesi di leve. Ci sono 5, 6, 8 persone all'interno dei carri che si adoperano per i movimenti. Grazie. Se ogni tanto si incastra la diretta perché c'è troppi coriandoli. Dime, signore e signori, buonasera, questa è la compagnia Brivido. Stesso giorno, cosa vuole? Scusa. Per voi, ecco il carro di apertura. Benissimo. Abbiamo ospiti in studio i due precedenti esploratori che non sono riusciti a raggiungere. Come non sono riusciti? Cosa non sono quest'anno? E quest'anno ci troverà niente meno che Benito. Intanto non sai che non siamo arrivati, mancava un CC, mancava un CC, giuro. Siamo da che mancava più si primo, secondo senso per Toni Jones, perché Toni Jones, se non gliela avevo fatta noi non gliela fai neanche lì, anche che muso che non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Allora, sul stesso carro Mauro Magni e zio Claudio, insomma, due animatori storici. Mi sento che mi colga appena detto che arriva la sconfinata foresta di mangrovie. E che appena copa uno. Possiamo passare lì. Vabbè, ma se la natura. Esisti anche oltre ai fiori di lotto anche i fiori di cavallotto, non so se mi hai chiesto. Ma te sono fissato oggi frega questa fissazione, non so oggi se quel è Noa, cos'è? C'è una piccia che viene fuori perché la sei foresta. 7 mesi. Grazie. Guarda che piccola. La sei una 7 mesenne. Probabilmente una candidata al premio. Sì. Tanto che ho sentito dire che per far finta che sei più piccola anche l'ipota. Ah. Mi par giusto. Ecco le
di queste danzatrici tipiche della tradizione cambogiana. Comunque sei coriandoli talmente grandi che non ti puoi scampare per sbaglio di mangiare un coriandolo, perché te sei sazi in caso. Io devo calare i prezzi dei baracchini, sennò la gente non dava più. E ci dicono, chissà se il Tony Jones verrà ammaliato da queste danzatrici o riuscirà a proseguire il suo viaggio. Adesso vediamo. Siete delle signore con le onge lunghe lunghe. Si è perso? Non segue le indicazioni del suo sherpa. Non lo vedo bene, non si sa dove è la destinazione. Lo sherpa gli dà la mano, ma anche lui non ha una cartina molto indicativa. Mentre prosegue il suo viaggio, vediamo se riuscirà ad arrivare alla meta. Lega dei movimenti un poco da Dea Kali. Chi dice le Caliger? Caliger. Le ragazze Caliger. Sai che adesso non, sai cos'è? Non ti puoi neanche sparare delle robe. Sai che mi guardo qui, ah, sei monaci tibetani. Invece che ho sbagliato tutto, no? In un secondo la gente sotto mi insulta, no? Ma sei un po' tibetani. Sì, dai. Però ha degli ombrellini, forse dovessi leggere la descrizione qua. Allora, aiutami che sa qua, che sono qua. Riuscito coraggiosamente a destreggiarsi tra le mangrovie, si troverà davanti una distesa di fiori di loto e passiflora che abbiamo visto prima. Sì. Magnifiche piante tipiche del luogo. Sì. Consultando la sua mappa, Tony scorgerà in lontananza un tempio, secondo Carro, quello abbiamo visto, e noterà la sua entrata e danzatrici locali, le Apsara, penso che si dice così, che proporranno a modo loro la tipica danza Khmer della tribù di Shtar. Però non avevamo saputo da dove che sei. I Khmer da dove sei? I Khmer, mi so quei ideali di Johnny e Giacomo. No, aspetta, Khmer. Urca miseria. Insomma, via. Cambogia, no? Cambogia, Khmer Rossi, come prima. No? Era quella cosa. Ero in Cambogia. Con primo amore. Gli anni scorsi era più attivi qua nella chat. Qua è un po'... Nella chat da YouTube? Sì, nella chat. Qua è un po' silenziosi. Gli chiedava di più? Allora, sempre per evitare figurazze, Antonio dovrà aggiornarne su cosa che stiamo guardando. Ma secondo me questo del fiume giallo. È il melcato. Melcato blivido, c'è scritto. I mercati fluviali. I mercati fluviali. Sì, è praticamente un sud-est asiatico. Cosca e Ruca, sti poveri signori, Ara. Che rucada, ara che stanchi che sei poi. Ma l'orio coi veri. Un signor che mangia foglie, povero. Zumpe è vero. Ma Zumpe è vero. Dall'odor sì. Zumpe è vero. Diga, regalè un pezzo vero. Che si è appena cascata nella borsetta. Veramente? Sì, sì. Sei bellissimo. Perché noi più bravi. Quella che più punti è la patente. Punti della patente? La patente di Magnalla. Ah, so, sei bellissimo, bellissimo. Poi sei un mito. Oh,
Ma se pensi veri? Se pesce vero, se è vero, è frutti de marveri. Mi so che in streaming non si senti, ma se odor de pesce vero. Se frutta vera. Cioè, è presumo appena sciolto. Perché... Una bananetta me la mangiassi però adesso. Ah, la vendita degli insetti, te l'ha sentito, il cibo, del cibo futuro. Ah, cibo del futuro, era. Ricordiamo che Flavio Furian non che dispiacesse mangiarsi gli insetti. No, no, beh, insomma, cioè... Se... Mi un po' mi dispiacesse. Ma... Zeboni, Zeboni. Te l'ha provato già? Sì, in Corea. Cosa te l'ha mangiato? Bacoli. Come era? Bacoli. Vabbè, ma io avevo un gusto, cioè gusto baccolo, mi non lo mai senti neanche nei gelati. Che gusto sei? Che gusto va il baccolo? Il gusto del baccolo? Noselle, de noselle. De noselle. De noselle. Sai che il gusto baccolo è il gusto nosella? No, non che la. Magari. Perciò magari quando, Lori... quando te c'ho il noselle del gelato, mi pensassi due volte. Dai, ma no, non c'è un problema. Però mi fa ridere che la gente là magari mangia una volta una noselle e dici, ah, che gusto del baccolo. Ma che poi siamo d'accordo, beh, perché i gamberetti sono dei vermi, cioè sono dei vermi. No, gamberetti. Dei vermi, ma i gamberetti arrivo a mangiare. Ma i gamberetti li mangio a biondo Dio, perché sono proprio buoni. Però un lombrichetto non arrivo, non so. Sì, rimasto, con delle sì. difficoltà. Sì, e dire che non mangio carne di solito, però. Yaitze, ah, in cinese io vi se dici yaitze, te vedi? Bambù, mi sta ciappando voi di andare in ristorante cinese sto momento. Qua in chat ti dici che noselle noselle. Noselle noselle. Adesso dica in chat che puoi fare la gara di questi giochi di parole chi che vinci. In quel che mi piaccio di più di tutti era tre mendicanti in CD, tre mendicanti in CD. Bellissimo. È inarrivabile. Comunque non serve che scrivo. Coinvolgente. Sì. Non serve che scrivo i versenti comunque. No. Belli, belli. Numerosa, eh? Queste robe qua mi ricorda quelle robe che sei a Gardaland, che te giri nell'acquetta. E se le barchette tonde. Sì. Tra palme e canne di bambù. Pensa che esisti le barchette tonde veramente, cioè se... strane. Cioè, se è una follia. Cioè, se... Eppure esiste. Ah, sì. Mi ricordo che io ero in giuria quella volta quando valutavo i costumi, Iga cominciava anche a dire, però Loriga tutti copri scarpe uguali, però Loriga... Cioè se comunque la giuria valuta delle robe che noi magari noi due noi mortali non se accorgiamo assolutamente. Però se delle cura dei dettagli. Che magari ti c'è quel punto in più perché non sai che te ga sì. 500 punti 200 te se la giochi no, su certo. Due punti quindi magari il copriscarpe fa la differenza. Irisho, che bello. Potremmo cominciare a fare questo giro delle scommesse comunque per chi che vinzi abbiamo solo un concorrente vela la vela, c'è ancora robe facile, Malaga, Malaga, non sei mal. Amico, una complicatissima che se Maometto. Se bella. Se articolata però. Allora questi sei risciò, non ho fatto una figurazza. I tuk-tuk, i taxi, risciò. Guarda che bello quel.
mi accubano. Io ero un risciò, ma io ero una roba simile. Io ero da a Cuba. Boba Express, guarda che bello. Boba Express, ragazzi. Te vedi? Grazie, un po' di coriandoli. Poi ero piccio, mi coriandoli era picci. Dopo mi sono diventato grande e coriandoli si diventai grandi. Perché? Ma allora no, no, secondo me è un ragionamento sbagliato. Io dovessi essere Zavecci allora. Che brutta persona che sono. Son Pampel che ha detto la canzone. Son Pampel? Sì, la canzone che ha detto Son Pampel. E se l'ultimo tempio. Allora sempre, beh, non si arriva a parlare. Arrendiamoci. Dobbiamo passare il tempio. Ok, meglio. Antonio, questi che teneva sul tempio chi era? Che non siamo sempre per la nostra cultura sconfinata che non facciamo cappelle tremende. Non si sa. Volessi essere preciso, te lo dico con precisione. Non con quei là che teneva il coso, era dei cosi. Ah. Grazie, sì. Perché mi son per. Sono contento che almeno. La precisione scientifica su ste robe qua. Boh, coriandoli non manca, sembra. Anzi, devo pulire la tastiera perché ma sennò che qua. Una pulizia mixer. Sì. Seri problemi però, tecnici a causa guarda coriandoli che, guarda che molto meglio che se coriandoli enormi che piccoli ma, perché no, sennò era un disastro se era piccoli mi andavo via Pianzer. Andavo via. Beh, vedo già il carro principale in lontananza. La destinazione finale ancora. Guarda che belli anche questi guerrieri che la conclusione della sfilata, guarda che bello. Ma comunque mi ha brivido, chiude con il carro principale che abbiamo anticipato prima, era la destinazione del lungo viaggio dell'esploratore Tony Jones, la città di Giolita, e diciamo che la finalmente era giusta. Beh, Gorilla è bel alto, eh. È bel alto, è veramente alto. È impegnativo. Penso che anche lui si sbasserà, non penso che si passa dritto. Uno che ha effettivamente fatto una che a modo mio, a modo mio. Sì, la conoscevo, bellissima questa, bellissima. A modo mio, per me vinzi in questo momento. Sai, ecco, allora arriva l'ultimo carro. Il carro principale della Brivido. Beh, prima se interrogavimo sul fatto se in Bartorino c'è ancora il cavo della luce o se sta spostato. Se ancora. Non mi ricordo. Perché mi ricordo che era uno dei problemi per passare di là, era il cavo della luce, è stato lì di tranciare il carro o il cavo. Non guarda questo, guarda. Madonna, questo perché merita. Sta tirando talmente largo che sta russando gli alberi. Se è come dirgo becca una signora simia. Una simia mai vista. Una simia mai vista? Eh?
Grazie.